amici, ben ritrovati. Nuovo peggioramento del tempo nella giornata odierna, particolarmente al nord ed al centro, mentre più marginale l'interessamento del meridione. Cieli gravidi di pioggia hanno interessato già da questa mattina il nord e buona parte del versante tirrenico. Questa perturbazione abbastanza intensa sarà però altrettanto veloce. Infatti già per la giornata di Pasquetta è atteso un miglioramento specie sul nord-ovest e sulla Sardegna. Solo il nord-est e le zone interne del centro saranno interessate ancora da tempo instabile. Ma vediamo invece il tempo sulla nostra provincia. Qualche nube sparsa interesserà oggi il messinese. Un'intensificazione della copertura nuvolosa è prevista invece nella sera. Le temperature si manterranno sui 21 gradi nei valori massimi con minime di 13. Venti deboli soffieranno da nord-nord-ovest, ruotando nel pomeriggio da sud e da ovest nella sera, ed il mare nello stretto di Messina sarà poco mosso. Sul versante tirrenico poco nuvoloso ed anche qui in serata è prevista un'intensificazione della copertura nuvolosa. Le temperature si porteranno ai 18 gradi diurni e 13 nella notte. Venti deboli soffieranno da nord-est e da sud-est nel pomeriggio, per poi ruotare soffiando da ovest sud-ovest nella sera di moderata intensità, ed il mar Tirreno sarà poco mosso. Sul versante ionico nubi sparse, le temperature si porteranno a 20 gradi le massime e 12 le minime. Venti deboli soffieranno da ovest nord-ovest e da sud-ovest nella sera, ed il mar Ionio sarà mosso. Nella giornata di domenica 31 marzo il sud ed il meridione in generale vengono interessati in maniera marginale dal maltempo rispetto al nord. Gli effetti maggiori qui si avranno tra la Campania e il nord della Calabria, mentre altrove le precipitazioni risulteranno più sporadiche. Infatti sulla nostra provincia, salvo una lieve nuvolosità, il tempo sarà sereno e soleggiato. Le temperature si porteranno ai 21 gradi diurni con minime di 15 nella notte. Venti moderati soffieranno da ovest e nord-ovest, ed i mari saranno mosso sia il Tirreno che lo Ionio. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani.